Nella prima fase viene preparata l'area misurata per il sottofondo. Nella seconda fase vedrai come creare con un sottofondo adatto per una terrazza fai da te. Nella fase successiva realizzeremo insieme il sottofondo per la terrazza. Se la struttura è posata alla perfezione, sarà più facile compiere le fasi successive. Nella fase 4 posiamo il rivestimento. Qui vedrai che la precisione del lavoro già fatto ti sarà di grande aiuto. Nella fase 5 si festeggia. Hai controllato di avere tutto l'occorrente e hai preparato gli utensili? E ora, finalmente, iniziamo la costruzione della terrazza. Delimita la zona in cui sarà realizzata la terrazza. Una corda da muratore ti aiuterà a visualizzare l'altezza dell'opera finita. Nel consiglio del professionista Stefan ti mostrerà nei dettagli come tendere una corda da muratore. In questa fase è consigliabile l'aiuto di una seconda persona. Sarà più facile realizzare questo ausilio per l'orientamento. Alla fine il tutto dovrà essere ad angolo retto e in 2C si riesce meglio. Potrai controllare se hai lavorato bene misurando la diagonale. Se la distanza sui due tratti è uguale, la superficie è ad angolo retto. Proprio come dovrebbe essere. Perfetto! Per la terrazza occorre una pendenza del 2% che vada dalla casa verso l'esterno. In altre parole, la terrazza deve avere una pendenza di 2 cm al metro. Nel nostro caso sono 6 cm, perché la terrazza ha una profondità di 3 metri. Nel consiglio del professionista Stefan ti spiegherà nei dettagli come calcolare la pendenza. A tale scopo si utilizzano delle corde da muratore. Segna la nuova altezza e posiziona la corda in basso. Dopo aver misurato esattamente la terrazza, puoi cominciare. Per prima cosa rimuovi tutto ciò che intralcia il lavoro. Senza elementi di disturbo sarà più facile affrontare le fasi successive. Poi rimuovi la zolla d'erba. È meglio usare una vanga e staccare dal terreno uno strato di prato possibilmente sottile. Anche questa fase sarà più facile se si lavora due, perché di sicuro inizierai a sudare. Smaltisci la zolla d'erba correttamente nel compost, oppure a parte nel centro di raccolta materiali riciclabili. Accertati di scavare un'area di circa mezzo metro più ampia. Così non avrai problemi di spazio nemmeno quando dovrai delimitarla. Se il terriccio dovesse risultare duro, raccomandiamo di allentare bene l'area con una motozappa. Questo attrezzo faciliterà enormemente lo scavo del terreno. Nel nostro video extra vedrai come funziona esattamente una motozappa. Quando utilizzi delle macchine, presta attenzione alle norme di sicurezza, in questo caso sono obbligatorie le cuffie di protezione. Lo sbancamento è sicuramente la fase più stressante della costruzione e per la nostra superficie richiederà circa un giorno di lavoro. Prenditi un paio di robusti aiutanti o affida la realizzazione di questa fase a un professionista. La profondità dello scavo e quindi lo spessore dello strato portante dipendono dal progetto, dalle condizioni meteo della regione e dallo spessore del materiale superiore. Ogni progetto è unico, ma le fasi di lavoro in quanto tali non sono diverse. Per le dimensioni esatte del tuo progetto consulta le tue istruzioni specifiche. Pensa alla pendenza necessaria e misura ripetutamente con la corda da muratore verso il basso. Accertati che sia rimasta una buona quantità di terriccio. Predisponi un'area di deposito adeguata, se decidi di riutilizzare il terreno in giardino o di smaltirlo. Se si è in tanti, il lavoro finisce prima. Per questa fase metti in conto un po' di dolori muscolari. Ben fatto! Ora si deve compattare il terreno. Noleggia una piastra vibrante al centro hobby per una giornata. Nel consiglio del professionista sul tema o piastra vibrante ti spieghiamo come usare correttamente questa macchina. Se il terreno è bagnato, è meglio versare e distribuire uno strato sottile di miscela minerale di spessore 0,45 mm. La piastra vibrante potrà così spostarsi più agevolmente e compattare l'intera superficie.
Aggiungi la miscela minerale in più strati spessi da 5 a 10 cm e, con la piastra vibrante, lavora ogni strato a fondo per almeno due volte. Se con la piastra vibrante non riesci ad arrivare bene negli angoli, noleggia un costipatore manuale presso il centro. Ne risulterà una superficie il più possibile livellata, con una pendenza del 2% che di sicuro non avrai dimenticato. A questo punto del progetto si può installare una canalina di drenaggio. Se costruisci la terrazza a filo dell'ingresso, la canalina è indispensabile perché, in caso di forti piogge, l'acqua può entrare in casa nonostante la pendenza. In un video a parte Stefan ti spiega come montare una canalina. Per la nostra terrazza in WPC non è necessaria, perché la sua superficie si troverà 15 cm più in basso della porta. Nella prossima fase posizioneremo lo strato di compensazione. Nel nostro esempio questa fase di lavoro dura circa 3 ore. L'indicazione del tempo per il tuo progetto è riportata nelle istruzioni passo passo. Posiziona dei tubi in acciaio lunghi e diritti o delle aste per spianare l'area. Ti aiuteranno a realizzare una superficie liscia. Ora aggiungiamo una carriola dopo l'altra di pietrisco spesso 2-5 mm per lo strato di compensazione. Anche qui si deve movimentare molto materiale. Il nostro strato di compensazione ha uno spessore di 4 cm. Posiziona i due tubi in acciaio sotto la corda, all'altezza indicata nelle tue istruzioni, e livella il pietrisco. Realizzare una superficie piana con i due tubi è relativamente semplice se si utilizza una barra livellante. Se dovessero restare punti vuoti o non livellati, colmali e poi ripassa la barra sulla superficie. Rimuovi le aste e con il pietrisco riempi le scanalature che si sono formate. Posizionati su un supporto ampio e piano, come ad esempio una tavola di legno. In questo modo non rovinerai la superficie lisciata con tanta fatica. Ora aggiungiamo il tessuto antimalerbe sullo strato di compensazione. Durante la posa accertati che le singole strisce si sovrappongano di almeno 10 cm. Non avranno via di scampo nemmeno le malerbe più selvatiche. La sottocostruzione della terrazza poggia su diverse lastre per bordatura disposte nello scavo. Le lastre vengono appoggiate di piatto e in file uniformi sul tessuto. Posa la prima fila di lastre lungo la corda in modo che risulti perpendicolare al muro della casa. Mentre procedi, accertati di passare solo sulle lastre e non sul letto di pietrisco. Fissa in posizione le lastre battendole con un martello in gomma. La distanza massima consentita da centro a centro delle lastre è riportata nelle tue istruzioni. La misura perfetta si ha inserendo un listello da tetto tra le file. Qui sono 30 cm. Lo ammettiamo, è stato abbastanza faticoso ma complimenti, ce l'hai fatta! Ora la sottocostruzione in binari di alluminio lunghi 2,5 metri viene posizionata sulla superficie. I sistemi WPC si distinguono da un produttore all'altro. In questo caso Stefan posa un sistema Covalex. Accertati che il primo binario abbia una distanza di 3 cm dal muro della casa. Se, come nel nostro caso, la terrazza è più lunga del binario in alluminio, si dovrà segare a misura un secondo binario. Lascia un giunto di dilatazione largo circa 3 cm tra i binari per consentirne la dilatazione, o la contrazione quando fa freddo. Se, in seguito, una graffa di collegamento dovesse trovarsi in questo spazio vuoto, qui si monterà un altro pezzo della sottocostruzione. Se necessario, su questo pezzo potrà essere fissata la graffa. Con l'ausilio di una barra livellante accertati che i due binari siano veramente a filo. I binari non saranno comunque montati direttamente sulle lastre. Tra il binario e la pietra sono inseriti dei cosiddetti distanziatori spessi 8 mm. Ora segna la posizione del binario. Esiste un buon motivo per farlo. Quando si inseriscono i distanziatori, può accadere che il binario si sposti. La marcatura può eventualmente offrire un riferimento per riallineare il binario.
I distanziatori vanno inseriti sotto il binario per consentire all'aria di circolare sotto le travi e all'acqua piovana di defluire senza problemi. Una volta posizionato il binario, puoi praticare i fori per il fissaggio. Infine, nel foro viene inserito il tassello adatto e il binario viene serrato. Ottimo, ora è a posto. A questo punto fissa il binario completo utilizzando una vite per ogni lastra. Per il pezzo di raccordo utilizzerai comunque due viti. Infine pratica dei fori nel binario tra le lastre utilizzando una punta in metallo più sottile. Qui l'acqua piovana non potrà accumularsi. Una volta fissato il primo binario in alluminio, posa anche gli altri seguendo lo stesso principio. La distanza tra le singole file è riportata nelle tue istruzioni per la costruzione. In questo caso sono 30 cm. Disponi i giunti sfalsati tra i binari per garantire la migliore stabilità possibile. Ci vorrà un po' di tempo per praticare tutti questi fori e inserire le viti. Quindi considera tranquillamente una giornata intera per la sottocostruzione. Quando la sottocostruzione è terminata, avrai compiuto la parte più difficile del tuo progetto. In seguito verranno montati i listelli terminali laterali. A tale scopo utilizziamo questi profili Kovalex in alluminio. Perché montiamo i profili di finitura prima di aver posato le assi? Il motivo è semplice, ci vuole un limite come questo perché l'asse più esterna non scivoli. Tra l'asse più esterna e il profilo di finitura verrà inserito un profilo di dilatazione, ma lo vedremo meglio più avanti. Per prima cosa pratica i fori su ogni binario, poi utilizza un cosiddetto svasatore per fresare una cavità nel listello di alluminio. Grazie a questa cavità la testa della vite potrà scomparire a filo nel listello. Ora viene avvitato il profilo. Applica lo stesso principio per fissare il profilo di finitura a ogni binario, fora, fresa e avvita. All'estremità della terrazza i listelli della sottocostruzione sono un po' più vicini tra loro. Anche qui il motivo è semplice, poiché il profilo di finitura viene montato sull'ultimo listello, qui non si possono applicare clip di fissaggio. Ecco perché l'ultimo listello su cui si possono fissare le clip è decisamente vicino. In questo caso 18 cm. Una volta fissati i profili di finitura su un lato e sul davanti, tutto è pronto per la fase successiva in cui poseremo le assi per terrazza. In questo progetto Stefan posa delle assi in WPC con profilo pieno. Sono più stabili delle assi con profilo alveolare e di conseguenza più durature. Tuttavia, anche le assi con profilo alveolare hanno dei vantaggi come ad esempio il peso ridotto che semplifica la posa. Il tipo e la modalità di posa restano identici. Accertati che la direzione di posa sia corretta. È contrassegnata su ogni asse. Se tutte le assi sono posate nella stessa direzione, l'acqua piovana potrà defluire uniformemente e si creerà un insieme armonioso. Quindi al lavoro! Su tutti i lati mantieni una distanza di 2 cm. Questa distanza funge da spazio per la dilatazione e verrà riempita con il profilo in espanso. Tra tutte le altre assi vengono invece inserite le clip di montaggio. Queste clip possono essere spostate avanti e indietro e fissate in modo semplice sui binari in alluminio. Applica una di queste clip su ogni binario e falla scorrere nella scanalatura delle assi per terrazza. Una volta applicate le clip di montaggio, puoi posizionare la seconda asse. Anche qui fai attenzione alla direzione di posa. Anche la seconda asse viene infilata e spinta con la scanalatura sulla clip di montaggio. E questo è tutto, non c'è nient'altro da sapere sulla posa delle assi. Continua semplicemente a inserire una clip dopo l'altra e un asse dopo l'altra, presto sarai orgoglioso del tuo risultato. Niente male, vero? Prima di poter posare l'ultima asse, anche su questo lato dovrai sistemare il profilo di finitura. Procedi esattamente come prima.
Per fissare il profilo dovrai ancora una volta forare, fresare e avvitare. Tutto a posto. Ora si può posare anche l'ultima asse. Per rifinire il bordo della terrazza in modo pulito ed esteticamente accattivante, entrano in scena i profili di finitura superiori in alluminio. Poiché si urtano sugli angoli, i due profili devono essere segati a smusso, ovvero con un angolo di 45 gradi. Segna la linea di taglio. Prima di segare, ricordati di indossare i dispositivi di protezione necessaria, mascherina, occhiali e cuffie. L'attrezzo perfetto per tagliare l'alluminio è una smerigliatrice angolare. Liscia la superficie con una lima per liberarla dai truccioli ed eliminare eventuali asperità. Il primo profilo è pronto. Non fissarlo subito in posizione, lo farai tra un attimo. Prima devi segare un angolo di 45 gradi anche sul profilo anteriore. Prima di fissare definitivamente i profili in alluminio, chiuderemo lo spazio tra asse e profilo di finitura con questo cosiddetto profilo di dilatazione in espanso. Basta svolgere il rotolo e inserirlo nella fuga. Posa un profilo in espanso doppio, così l'asse più esterna avrà una tenuta sufficiente e potrà lavorare, ovvero dilatarsi e contrarsi, in caso di sbalzi di temperatura. Ora inseriamo i profili di alluminio a pressione nei profili di finitura. Nei punti in cui i due profili si toccano, lascia un piccolo giunto di dilatazione di circa 5 mm. Infine utilizza un martello in gomma per compattare bene il tutto. Sono stati 8 giorni di duro lavoro, ma ne è valsa la pena. La terrazza in sé è pronta. Ora è il momento di sistemare l'area intorno alla terrazza. In questo caso abbiamo deciso di riempire lo spazio tra terrazza e prato con della corteccia. Si fa in tempi rapidi, ma è solo una delle tante possibilità. Richiedi una consulenza al centro hobby sul tema dell'allestimento. Fatto! Fatto con Obi.